Sono venuto a dirti una cosa. Non mi interessa affatto quello che hai da dire. Parla con mia madre. Stai tranquilla. Con lei parleranno i miei avvocati. Volevo parlare di persona con te. Parlare di che cosa? Sto vivendo un momento molto importante della mia vita. Ho iniziato a convivere. Beh, buon per te. La mia compagna ed io vogliamo avere un figlio. Ah, bene. Congratulazioni. Al mio fratellastro mando un bel bacio. Maritza, resta seduta, per favore. Tu non avrai nessun fratello, almeno da parte mia. Non... Però potresti adottare un nipotino. Non sono dell'umore giusto per le tue battute. Allora non devi annoiarmi con i tuoi problemi. No, sono anche tuoi problemi. Perché io non posso avere un figlio perché sono sterile. Beh, capisco, è l'età. Succede. Non è successo ora, Maritza. Non ho potuto mai avere figli. È un problema che ho dalla nascita. Come sarebbe? Allora chi è mio padre? Posso soltanto dirti che... evidentemente tua madre era incinta di qualcun altro quando si è sposata con me. Questo l'avevo capito. Voglio sapere chi è mio padre. Ma io non lo so. Inoltre, sono sicuro che nemmeno tua madre lo sa. Capisco che questa notizia deve averti scioccato, però... cerca di vedere il lato positivo. Non c'è un lato positivo. Sì che c'è un lato positivo. Io non sono tuo padre. Quindi non sei tenuto a fare quello che ti dico. Capisci? Tu non capisci. In fondo non hai mai capito niente. Ascoltami, non Maritza. Non voglio che mi tocchi, non devi toccarmi. Non voglio che tu pensi che io sia un cretino che viene a rovinarti la vita. Se sapessi chi è tuo padre, te lo direi. Ma non lo so, è la verità. Dovrei chiederlo a tua madre. Certo che glielo chiederò, è ovvio che lo farò. Per favore, c'è un'ultima cosa. Che cosa? Che altro devi dirmi ancora? Se avessi potuto avere una figlia, mi sarebbe piaciuto che fosse come te. Magari meno ribelle, però con la tua forza e il tuo coraggio. Non perderli mai. Mai. Armarle una muralla al corazón. Dejar que te licue la pasión. Estar seguro es eso. Adiós. Estar seguro es sentirlo tibio. Jamás quedarte en carne viva. Donde no hay incendios, no hay heridas. Malheridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y provocará, tendrás miedo a volar. No te crecerá nada. Ah, ti stavo cercando. Ho visto Manuel e l'ho avvisato. Oh. E c'è anche un'altra cosa che però non ti piacerà. Mi ha detto che quando arriveranno al sud confesserà tutto a me. Ma che cos'hai? Posso fare una cosa? Sì. Oh, dai, Maritza. Testigo de ese amor que se nos fue. Dijo
Figurati. Ma non mi chiedi niente? No. L'unica cosa che mi importa è che tu ora stia bene. Tesoro mio, finalmente ti ho trovata. Che cosa c'è? Cosa è successo? Beh, allora io me ne vado, eh. Ciao. Ciao. E sono venuta appena ho sentito il messaggio. Cos'è questa storia che vuoi commettere una sciocchezza? Su, dimmelo, eh? Mi ha fatto visita a spirito. Mi ha detto che vuole mettere su famiglia. Che cosa? Ma quell'uomo è impazzito. Perché viene a raccontarti queste cose? Cosa c'è? Ora si comporta come un padre che si sente in colpa. No, questo senso di colpa non può provarlo. Ha detto che è sterile. Come? Hai capito bene. Se fosse per lui, io non sarei mai nata. Ma perché quell'infelice non è venuta a parlare prima con me? Ma che cosa stai dicendo? Tu lo sapevi e non mi hai detto niente. No, no, amore, è da poco che ho scoperto che tuo padre non era spirito e... L'hai scoperto? Sì, l'ho scoperto perché... Perché non mentirmi, mamma. Non essere egoista e dimmi perché l'hai scoperto. D'accordo, non arrabbiarti, adesso te lo dico. L'ho scoperto perché... L'ho scoperto perché... Perché? Perché il tuo vero padre... si è fatto vivo. Perdonami, tesoro mio. Maritza, ti giuro che te l'avrei detto. Stavo solo... Stavo aspettando il momento non giusto, toccarmi, tesoro. Non toccarmi, ti prego. Fai schifo. Maritza, non dire così, tesoro. Maritza. Guarda, sarebbe stato molto meglio se mi avessi detto che ero stata adottata. Non tollero che mi manchi di rispetto, anche se sei arrabbiata, va bene? E adesso calmati, Maritza, calmati. Stavolta sono io. Sono io a non tollerarti. Io ti ho sempre creduto. Ma mi hai mentito. Calmati, mamma, Maritza. Dimmi chi è. Calmati, amore mio, ti prego, dimmi per favore. Dimmi chi è. Guardami. Guardami negli occhi e dimmi chi è. D'accordo, va bene, va bene. Adesso ti dico tutta la verità su tuo padre. Però prima voglio che tu sappia che sei la persona che amo di più al mondo. Non mi importa, smettila con questo discorso e dimmi chi è. Dimmi chi è mio padre. Sono io, Maritza. Sono io tuo padre. Amore. Amore. Maritza! Non voglio che tu sia mio padre! Smettila, non fare così! Stammi lontano! Calmati, calmati, non fare così! Ti voglio più come madre, non toccarmi! Non dire queste cose, amore mio! Maritza, tua madre sta soffrendo, tanto quanto te! Ah, davvero? Dovrebbe sparire! Maritza, come puoi dire questo? Vorrei tanto essere orfana come Luan! Tesoro! Tesoro mio, per favore! Adesso l'unica cosa che voglio è stare lontana da voi! Le cose non vanno come dovrebbero. La famiglia perfetta. I genitori amorevoli che pensano solo a proteggerti. Esistono soltanto nelle favole. Nella vita reale. Ogni famiglia è composta da estranei che provano a coesistere. Ma quando non puoi fidarti neanche più di loro, che ti resta? È soltanto una grande bugia. Non voglio fare parte di tutto questo. Ora penso solo a me, a quello che voglio o non voglio fare. D'ora in poi, Sonia per me non esiste, non più. E all'uomo che dovrebbe essere mio padre, ho detto di sparire. Ma lui non se ne va. E io sono costretta a vederlo tutti i giorni qui a scuola. Non gli dico mai neanche una parola perché lo detesto. Ma presto si accorgeranno che per ciò che mi hanno fatto, dovranno pagarla cara tutti e due. Comunicare tramite l'arte. Eh? Maritza comunica con l'arte.
Oh. Accidenti, ma che fa? Oh oh. Guardalo, poverino. Ci stavo pensando, ma i miei sentimenti dicono solo questo. Permesso, vado a pulirmi. No, Maritza, tu sei proprio fuori di testa. Se lo merita. Sai, in realtà non capisco perché fai così e perché lui non ti pulisce. Chiedilo a lui. No, lo so, è chiaro. Sta uscendo con tua madre. E quindi ti perdona tutto. Ora vuoi essere espulsa? Sì. Ma non puoi continuare a combinare guai tutti i giorni. Verrai sbattuta fuori, ti trasferirà. Non mi interessa, non mi importa di Dunov. Non mi importa neanche della scuola. Non mi importa di niente. Per favore, cerca di calmarti. Puoi ricordare a questa donna che siamo in una scuola e non in una discoteca? Dai, Maritza, smettila, è tua madre. Lascia stare. Non preoccuparti, sono qui solo per pagare la retta scolastica. E allora fa come ti pare. Io non capisco cosa le succede. È totalmente fuori controllo, non la riconosco più ormai. Mia figlia è sconvolta. Non ti ha detto quello che è successo? No, come sconvolta? Che significa? Non posso raccontartelo io se lei non ha voluto. Va bene, però facciamo qualcosa. Hai visto? Rischia di essere buttata fuori dalla scuola. Si comporta così perché è molto arrabbiata. E comunque ho già parlato con Dunov perché sia paziente. No, Sonia, non hai capito. Se le vuoi bene, devi riuscire a fermarla o finirà molto male. La camicia, i pantaloni. È stato davvero imbarazzante, imperdonabile. Martin, ho appena incontrato Maritza. Che ti ha detto? Figurati, niente di gentile. Anzi, credo che stia peggiorando. Sì, guardami, Sonia. Mi ha riempito di vernice davanti alla classe. È troppo aggressiva. Dobbiamo darle tempo, sai? Credo che le passerà. No. No, perché lei non vuole che passi. Abbiamo seguito il tuo piano. Abbiamo lasciato che sbollisse la rabbia. Io sto a casa, non metto più piede a scuola. Nulla disturbo più. Ma questo piano non è servito affatto. Inizio davvero a preoccuparmi. Rilassati, Sonia. È stato uno shock troppo grande. È difficile riuscire a superarlo prima di qualche giorno. No, questo lo so. Ma anche i suoi compagni iniziano a preoccuparsi perché sì, non l'hanno mai vista così. Perché non le era mai capitato qualcosa del genere. La reazione di Maritza è normale. Dobbiamo lasciare che esprima la sua rabbia. Lasciare che passi da sola. No. E sai perché no? Perché? Perché ora penso che sia passato tempo a sufficienza. Basta, io sono sua madre. Ho dei diritti. E so benissimo che cosa è meglio per lei. E io sono il padre. Non devi urlare con me, perché posso urlare anch'io. Senti, il punto qui non è chi ha più diritti dell'altro, ma è riuscire a obbligarla a parlare con lui e a ragionare. Cosa credi di ottenere obbligandola? Forza, questo spiega. Non lo so, però visto che il tuo metodo ha fallito. Ora proviamo in un altro certo, modo. Certo, proviamo a forzarla. Non riesci a capire che è un'adulta? Mi deludi, Sonia. Senti, non ho mosso un dito finora perché ero paralizzata dalla paura. Però basta, adesso deve smetterla. Sono sua madre e decido io. Non può ancora fare quello che le pare. Perciò, che le piaccia o no, Maritza dovrà fare quello che voglio io. Maritza, ehi, dobbiamo parlare, che ti piaccia o no. Non puoi obbligarmi. Sì che posso, perché sei mia figlia e dovrai ascoltare me adesso. Io sono minorenne e le storie che ti riguardano sono solo per adulti. Non ferirmi, Maritza. Se mi lasci spiegare... Cosa? Hai altre bugie? Io stavo soltanto cercando di proteggerti. Volevo aspettare che tu fossi cresciuta per dirti chi è tuo padre. Ho sbagliato, è vero, ho sbagliato. Ma non volevo farti del male. Questa è la tipica scusa di chi vuole giustificare un errore. Non sei corretta. Perché sai bene che ti amo, che sei la mia vita. Tu puoi anche obbligarmi a fare qualcosa. Ma non puoi costringermi a perdonarti. D'accordo, non importa. Potremmo andare al salone di bellezza oggi. Passeremo un po' di tempo insieme. Proprio come mamma e figlia. Non puoi costringermi. Sì che posso costringerti e tu lo sai. Va bene. Tanto i tuoi trucchetti non funzioneranno. Non mi interessa. Subito dopo pranzo voglio che tu sia pronta al cancello per venire con me. È tutto chiaro? Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio, jamás quedarte en carne viva. Donde no hay incendios, no hay heridas, malheridas.
seguir viviendo así, de mano en mano, de danza en danza. Cuando heridos podremos estar, hasta despertar, hasta despertar. Beh, io ci ho pensato tanto. Io ho preso una decisione. Voglio dire la verità a Maritza. Quale verità devi dire? Voglio dire la verità a Maritza. Mi hai mentito, mamma. Come hai potuto? No, tesoro. Io volevo dirtelo, credimi. Stai lontana da me. Io ti odio. Mi dispiace, Maritza. Non sono io tuo padre. È tremendamente depressa, piange sempre, mi fa troppo male vederla così. Con Maritza è anche peggio. No, è così arrabbiata con me che ho paura che prima o poi faccia una pazzia. Sarebbe tutto più facile se tu fossi qui. Invece così, da soli... Papà! Sì, ha capito bene. Ho bisogno di quelle camicie lavate e stirate al più presto. Certo, va benissimo, la ringrazio. Papà. Dimmi, tesoro. Ero su internet e ho trovato molti indirizzi di buone scuole dove potresti iscrivermi. Può bastare un attimo a rovinare qualcosa e può non bastare una vita intera per poter rimediare. Ho perduto la persona più importante per me, la mia felicità, i miei sogni. Non riesco a trovare un modo per tornare indietro. Non viene nemmeno a scuola, lei non vuole vedermi. Scusa, hai visto Maritza per... Ma che hai fatto? Ho tagliato i capelli, non si vede? Sì, ma perché li hai tagliati? Che cosa ti importa? D'accordo, forse non sono affari miei, ma mi importa. Ti va di parlarne? No. Maritza, senti, qualsiasi cosa ti sia successa non sarà mai più importante di te. Non puoi continuare a farti del male. Senti chi parla. Il complessato numero uno. È per questo che te lo dico, sai. Prova a rifletterci. La professoressa ti stava cercando, Daniele. Maritza, che cosa hai fatto? Ho tagliato i capelli. Niente più salone di bellezza. Le stanno bene i corti, no? Stai molto bene, ti donano proprio. Per quale motivo ti sei fatta questo, tesoro mio? Perché mi andava. Vado in classe. Insomma, mi hai sentita? Oh! Accidenti! Ma l'hai vista? Ma che ha combinato? Ehi, ragazzi, ma che dite? È molto carina. Sono d'accordo, sei molto carina così. Diciamo che è un taglio all'avanguardia. Non mi importa se le piace o no. Sono in ritardo, mi scusi. Io devo subito raccontare. Teresa, sì? Ha dimenticato questo in classe. Ah, ti ringrazio. Aspetta.
Aspetta, tesoro, per favore. Ti va di fare shopping e comprarci dei cappelli, dei berretti molto carini, femminili, quelli che vanno di moda adesso? No. Tesoro mio, perché ti sei tagliata i capelli così? Questo è solo uno dei cambiamenti che farò. Non capisco. Tutto cambia. Non hai cambiato mio padre con un altro? Adesso cambierò anch'io. Ho dimenticato le sigarette. Ciao. Maritza! Lasciala, dai! No! Non capisci che fa di tutto per finirti? Ma come posso lasciarle fare così? Che cosa c'è? Niente. Piango. E vorrei che tu te ne andassi via. Non puoi perdonare, Manuel. Non posso. Devo dimenticare. Ma io non ci riesco. Ti prego, non dire a nessuno che mi hai vista. No, sta tranquilla. Io non sono una spia. Ma perché non provi a perdonarlo? Lui sta anche più male di te. Lui ci sta male. No, non dirmi nulla. Non mi interessa. So che è stato un vero idiota. Ma perché non vuoi perdonarlo? Ciò che non gli perdono di avermi mentito. Come faccio a fidarmi di nuovo di lui? Ti capisco. Anche a me hanno mentito. Su tante cose. Chi? Sonia. Mi ha fatto credere che mio padre fosse spirito. E ora a quanto pare Andrade. Octavio è tuo padre? Non si chiama Octavio. Si chiama Martin. E il mio nome sarebbe Maritza Pia Andrade. Il frutto di una notte idiota su una montagna ancora più idiota. Beh, non essere triste. Non è così grave. In fondo, Spirito, non lo consideravi un padre. E Andrade è un bravo uomo. Forse adesso potrei anche avere una famiglia vera. Anche tu avrai una vera famiglia. Se tuo padre sposerà quella cicciona. La cicciona si chiama Miki. Ho paura che lo schiacci durante il matrimonio. Perché deve essere tutto difficile? Non lo so. Ma non subirò in silenzio. La vita è mia. Penserò solo a me stessa, degli altri non mi importa. Come ti ammiro. Se potessi, resterei a letto per tutto il tempo. È proprio quello che vogliono gli altri. Vederti a pezzi. È già così. Lo sapevano tutti. E io come un idiota saltellavo allegra e felice per tutta la scuola. Non è vero. Che stupida. Dimostra loro che sei più forte. Non posso. Credimi, non ci riesco. Ti devo aiutare? Sì, ti devo aiutare. Anch'io posso aiutarti. Posso chiamare un parrucchiere che ti dia una mano con i tuoi capelli e ti aiuti a migliorare la tua immagine. Davvero, te lo giuro, prendo un appuntamento, davvero. Non posso crederci. Il tuo unico neurone è ancora vivo. Adesso basta piangere. Cosa vuoi che faccia, Sonia?
Non capisco. Non fare il finto tonto, Martin. Tu mi hai capita perfettamente. Voglio che tu faccia il padre, che ti imponga, è chiaro? Perché la mia bambina non può continuare in questo modo. Senti, Sonia, l'ultima cosa che desidero adesso è impormi su mia figlia. Io voglio che le cose seguano un flusso naturale. Sai che ti dico? Sei un codardo. Toglimi subito le mani di dosso e non darmi più del codardo, perché non te lo permetto. Bene, e allora io non posso permetterti di schivare questo problema. Se vuoi essere un padre, questo è il momento di dimostrarlo. Ti stavo cercando. Non voglio parlare. No, no, va bene. Volevo solo darti questo. Ascoltalo. Perché vuoi che lo ascolti? Beh, perché la musica ti rilassa abbastanza. L'ho ascoltata e mi ha aiutato molto. Aiuterà anche te a allentare la tensione. Bene. E quel CD? Me l'ha prestato Pablo. Mi sembra cambiato. Ma se dicevi che era un idiota? Non ho sempre ragione su tutto. Già, lo so. Mi sbaglierò, ma sembri ancora innamorata. Per favore, dai. Lo siete entrambi e tu lo sai bene. Può darsi. Può darsi? Siete cotti, si vede tanto. Sei innamorata. Sì, io lo amo. Cosa ti blocca allora? Non voglio che mi spezzi il cuore. Ma ora è cambiato. Pensa a quanto ti ha aiutata con mia Emanuele. È stato bravo. E sarà un bravo fidanzato. Perché non ci provi? Oh, scusa. No, tranquillo. Tutto bene? Sì. Sei sicura? Sì, sì. Aspetta. Ero su in camera con Pablo. E, beh, credo che questo appartenga a te, giusto?